Burian ha fatto molti danni, ha lasciato polemiche nel mondo del calcio per il rinvio fra la Juventus e l'Atalanta. I tifosi avevano acquistato il biglietto, avevano aspettato l'inizio della partita, sono tornati a casa senza vederla. Quali erano i loro diritti? La disciplina del biglietto e dei diritti delle parti è data dalle condizioni generali di contratto. Chi è entrato con quel biglietto utilizzi lo stesso biglietto per entrare nella nuova partita. Meno scontato è in realtà il fatto che chi non può assistere ottenga il rimborso. Anzi, alcune condizioni generali del contratto lo escludevano. In caso di impossibilità temporanea, il creditore, cioè lo spettatore, non abbia più interesse, non possa più ottenere la prestazione, potrà scegliere il rimborso e gli ulteriori costi. Il debitore dovrebbe risarcire il danno, quindi anche l'ulteriore danno rispetto al semplice rimborso, solamente se fosse responsabile. In questo caso la decisione è stata presa dall'arbitro, anche se l'arbitro è stato eccessivo, anche se ha interpretato in modo sbagliato il regolamento, ritenendo impraticabile il campo, pericoloso il campo, o comunque seguendo le prescrizioni che il regolamento prevede per il rinvio, seguendole male, non è responsabilità della squadra, eventualmente è una responsabilità dell'arbitro e di chi è sopra l'arbitro. Ma questo è tutto da vedere, perché allora bisogna andare a interpretare il regolamento sul rinvio delle partite e non quello sui biglietti.